Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi farò ascoltare il tema di Geppetto. Questo è un organetto solo 8 bassi. Insomma, faremo solo la prima parte per oggi. È questa. Ripete due volte ovviamente dall'inizio nuovamente, però vediamo come inizia, insomma, in settima posizione. Questo è un valzer tre quarti, un valzer lento ovviamente, non fatelo veloce altrimenti si perde proprio quell'enfasi, però poi ognuno fa come vuole. Ecco qua, siamo in settima posizione e col quarto cerchiato, così in apertura e il tre in chiusura, quindi mettiamo un metronomo, ci può aiutare vi potrà aiutare per capire la ritmica. Ta, tan, tan, ta. Ok, a 60. Così, il 4 in apertura, il 3 in chiusura. E così, bari, anche un po' più lento, così. 54, e così, il 4 in apertura, il 3 in chiusura. Questo. 4 apro, cerchiato, il 3 chiudo. Quindi fate questo per 5 minuti. 4 cerchiato apro, 3 cerchiato chiudo. E così, quindi mettete in pausa e fatelo. Ben fatto, ora sapete fare questo. Riaprite sempre col 3 cerchiato e fate il 4, quindi questo. Fate questo ora a queste due note di prima. 4, 3 cerchiato in chiusura, col 3 sempre premuto cerchiato, aprite. E uscirà questo, fate ecco qua, questo ba. Lo ripetete per 10 minuti, sono le prime tre note, ecco qua, queste tre note, chiaro? Ok, andando avanti, questo è il blocco che faremo fra poco, e questo. Il 4 in apertura, ripetiamo ancora queste tre note, aggiungiamo il 4, 2 cerchiato e poi il 4, e così. Quindi il 4 cerchiato in apertura, 3 cerchiato in chiusura, lo tengo premuto e apro, perché ha difficoltà lo ribatte, non è un problema. Fa questo, eh. E questa, la prima frase è quella che vi ho fatto sentire ora. Metto una V per farvi. Quindi la prima frase è questa, dall'inizio fino a qui. Chiaro? E farete questo. 4 in apertura, chiusura, 3 cerchiato premuto, apro, il 4, 2 cerchiato, 4, poi il 3, nuovamente il 3. Rallento ancora di più il metronomo, perché è già un valzer lento e vi aiuterà ancora di più a capire la ritmica. Quindi così. Quindi 4 aprire, 4 cerchiato in apertura, 3 in chiusura, apro col 3, cerchiato, il 4, 2 cerchiato, il 4, poi il 3. Nuovamente il 3, ovviamente non sto andando a tempo ora, nel senso che per non fare accendere e spegnere il metronomo, però così. Chiaro? Ancora questo. Quindi 4 cerchiato in apertura, 3 cerchiato in chiusura, 4, 3 cerchiato in apertura, 4, 2 cerchiato, il 4, il 3 lungo. Nuovamente il 3 lungo, quindi ancora 4 cerchiate in apertura, 3 cerchiate in chiusura, tengo premuto, 4, 2 cerchiato, il 4, poi il 3 lungo, nuovamente
solamente il 3 e sarà così. Lo fate per una mezz'oretta, poi andiamo avanti, fermate il video e lo fate, poi andiamo avanti, l'ultime tre note della seconda, l'ultime due note della seconda battuta, abbiamo 3-2 cerchiato, sono veloci, bari, pensiamo bari, quindi bari, poi salgo di una posizione, quindi quinta posizione, premo il 3, e devo sentire due pulsazioni del metronomo, non proprio due complete, una e mezza, però ne devo percepire due, poi vediamo di collegarlo, voi percepitene due con l'orecchio e non vi preoccupate. Quindi così, la velocità vi ricordo è 44 ora, quindi è le ultime due note della seconda battuta e 3-2 cerchiato in apertura, quindi 1 pulsazione, 2 pulsazioni e lascio. Quindi non faccio durare tutta la seconda pulsazione, ma sento la pulsazione e con calma lascio il tasto. È così. 1, 2 e lascio. Quindi una pulsazione, 2 pulsazioni, con calma lascio. Quindi senza, non appena sento la pulsazione lascio, no, velocemente no, quindi. Chiaro? Quindi è 1, 2... e lascio, chiaro? Quindi qua abbiamo la pulsazione e ogni quarto, quindi ogni movimento vanno due cromi oppure una semiminima. Quindi però vabbè, non andiamo sul discorso tecnico musicale perché è un sistema a numeri, vabbè. Quindi abbiamo 3-2 cerchiato, il 3 in chiusura, 2 pulsazioni, e facciamo questo per 10 minuti così. È questo che stiamo facendo, queste tre note. Queste tre note, 3-2 cerchiato, il 3 in chiusura. Chiaro, lo fate per un'oretta. Bene, fatto questo, quindi bentornati, e questo sapete fare. 1, 2, andando avanti, la frase successiva, un. Pensiamo un in battere, 3 in levare. 1, 3. E 3 nuovamente, quindi 1, il 3 in levare, poi il 3 in battere, 2 cerchiate in levare, il 3 e nuovamente il 3. Ok, metto il metronomo qua, forse è più semplice accenderlo e spegnerlo. Ecco qua. Quindi abbiamo tutto in diretta, come sempre, quindi 1, il 3 in levare, il 3 in battere, 2 in levare, il 3 in una pulsazione e il 3 2 pulsazioni. E quindi un in chiusura, apro, nuovamente apro, metto il metronomo e così, quindi 1 3 e 3 lungo, quindi 1 3, nuovamente il 3, 2 pulsazioni, 1 pulsazione, 3, ripeto con 2 pulsazioni, quindi 1 3, 1 pulsazione, 3, 2 pulsazioni complete in questo caso, per non c'è dopo un'altra nota in levare. Ora, una volta che abbiamo memorizzato questi vari blocchi, leghiamo tutto il rigo e sarà praticamente così, quindi poi pulsazioni subito, ovviamente non legatela subito, inizialmente fatela a blocchi, cioè se fate il primo blocco che era, vi fermate, poi il secondo blocco, 2 pulsazioni e poi lasciate con calma, l'altro blocco, 1 e poi 2 pulsazioni, ovviamente quell'uno che ho detto in mezzo al rigo dovete poi toglierlo e uscirà. Subito. Una pulsazione, 2 pulsazioni. Benissimo, allora vedete tantissimo tempo fin quando uscirà lineare. Poi andando avanti abbiamo il secondo rigo, 2 cerchiato 4, e poi andando in stessa posizione 2 cerchiato 4, quindi
quindi questo, 2 cerchiato, 4 in apertura, poi c'è stessa posizione, 2 cerchiato, 4, siamo al secondo rigo, 3 cerchiati in apertura e chiudiamo, e due volte il 4 in apertura, che dura una pulsazione intera, chiaro? Quindi sarà così, qua potete pensare bari, 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 chiaro? Quindi la duina la pensate bari, quindi 2 cerchiato, 4, 2, una pulsazione, 4 cerchiato, un'altra pulsazione, 4 cerchiato, poi 4 cerchiato in apertura e fate questo per un'oretta, così 3 cerchiato, chiudo, poi andando avanti 4, 5 cerchiato in apertura, il 3 cerchiato in chiusura, come sopra, stessa ritmica, quindi due pulsazioni, lasciamo subito, ancora 4, 5, 4 cerchiato, 5 cerchiato in apertura, quindi 3 cerchiato in chiusura, due pulsazioni, quindi andando avanti, 1. E la stessa ritmica del rigo di sopra, cambiano solo le note, chiaro? Quindi sarà un 3 cerchiato, 3 cerchiato, e ripetete tantissimo anche questo. Poi collegate tutto, tutto questo rigo, e sarà così. 4 cerchiato in apertura, poi 'ndo la blocchi fermandosi ogni blocco che abbiamo fatto, sarà così il secondo rigo, questo è il primo blocco, che se non vi è chiaro lo ripetete ore e ore, poi le altre tre note del secondo blocco, due pulsazioni e con calma e fermate, poi l'ultimo blocco è questo, un due pulsazioni qua. Lo fate a blocchi e poi lo collegate tutto come ho fatto vedere prima. Beh, andando avanti, il terzo rigo cambia, diciamo, ben poco, però ci sta qualche piccola differenza che andiamo a vedere insieme. In linea di massima uguale, cambiano poche note. Quindi il terzo rigo è così, 4 in apertura, il 3 in chiusura, poi 3, cerchiato 4, la stessa nota dell'inizio è così, quindi invece fare 2 cerchiato 4, 2 cerchiato 3, chiaro? Quindi è come l'inizio, il terzo rigo è così, 4 in apertura, quindi diciamo le prime 5 note sono uguali all'inizio, così al primo rigo, invece di fare il quarto dito sono il 3, è così, quindi poi sale di una posizione, 3 in chiusura, 3, poi 3, 2 cerchiato, 3 in apertura, poi il pollice in chiusura, così, il pollice cerchiato qui sopra, quindi ripeto questo terzo rigo così, col 3, chiaro, non col quarto come era all'inizio, poi salgo di una posizione, quinta posizione, sono il 3 in chiusura, 3 in chiusura, 3, 2 cerchiato, il 3 che dura due pulsazioni, pa. Se avete qualche difficoltà ripete tantissimo il primo rigo, così lo memorizzate bene, la ritmica è la stessa cosa del primo rigo, non cambia nulla, cambiano solo le note, quindi se avete questa difficoltà la fate così, quindi andando avanti, il quarto rigo in chiusura è questo, quindi rimaniamo fermi come eravamo prima, perché già eravamo in quinta posizione, rimango fermo così e sarà 3, 2 cerchiato, 4, poi scendo, quindi sarà così, quindi 3, 2 cerchiato,
fermo il metronomo, altrimenti diventa un po' complicato. In chiusura 3, 2 cerchiato, 4, poi scendo, sesta posizione, 2 cerchiato, 3 cerchiato e poi apro e faccio questo per molto tempo. Ancora questo. Ancora questo. E questo, metto in video. Questo qua. Vi ripetete questa frase. Chiaro? E è così. Ancora questo. Ancora. Poi andando avanti, lo fate per un'oretta. Andando avanti abbiamo il 4. Qua c'è un'acciaccatura. Non la fate all'inizio, fate solo. Quindi 4, 3, 2 volte 2. Per chi insomma più avanti con lo studio lo può fare, magari guarda il video degli abbellimenti. Quindi ora la facciamo senza l'apertura e colleghiamo alla frase di prima che è uscita così, quindi. Mettiamo un metronomo così capite il tempo e così. Ancora questo. Andando avanti abbiamo il 2 cerchiato. Quindi il 2 cerchiato in apertura. Nuovamente 2 cerchiato, poi il 4 cerchiato, chiudo e apro, quindi è così. Quindi in apertura il 2 cerchiato, in levare subito il 2, quindi. Chiaro? Quindi è questo. In levare subito il 2 cerchiato. Poi andando avanti. Stesse note della seconda battuta di questo penultimo rigo, con dita diverse. Quindi. Chiaro? Quindi ripetiamo questo rigo e sarà. Andando avanti, vabbè, questo ripetete questo rigo per ore e ore. Andando avanti abbiamo il 2 cerchiato, uguale, diciamo, uguale alla battuta di prima, così. Praticamente si ripetono queste due battute che abbiamo fatto poc'anzi, due volte. Poi in chiusura il 3. Quindi ripetiamo questi ultimi due righi e così. Chiudo, apro il 4, il 3, 2 volte 2. Chiudo, apro il 5. Ora si ripete la stessa cosa, uguale. Chiudo, due pulsazioni. Il 3 dura 3 pulsazioni in apertura. Benissimo, fatto ovviamente lentissimo come velocità appunto per capire la ritmica che è più semplice, quindi man mano poi lo velocizzate. E da legate tutto, quindi vi faccio vedere questo terzo rigo, che è questo qua, che poi è la stessa cosa, praticamente queste due battute finali si ripetono nuovamente qui sotto, queste due battute, chiaro? Ripetetelo tantissimo questo, va bene, i bassi sono scritti sotto, quindi bassi ed accordi sono scritti sotto, quindi importante, con la partitura non ci sarà nessun problema, ripetete tantissimo insomma la melodia e fra un mese, due mesi, tre mesi potrete, insomma, mettete anche i bassi, va bene? Questa prima pagina, quindi prima parte va ripetuta due volte e poi si prosegue con la seconda parte, va bene? Bene, per questo, se avete qualche difficoltà nei commenti mi scrivete un messaggio,
Se vedo che ci sarà molto interesse, farò la seconda parte, quindi il video della seconda parte, altrimenti rimarrà solo il video della prima parte. Per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!